Se non mi sbaglio, allora, per la prima parte di domanda, l'Inter credo che abbia messo quest'anno un record di vittorie in trasferta, quindi penso che non c'entri proprio niente tra casa e trasferta, ma è una partita che l'Inter ha perso. Non vedo un denominatore comune, anzi, tra le prestazioni casalinghe e quelle in trasferta. Per quanto riguarda i due tempi, credo che il primo tempo la Lazio ci abbia messo in difficoltà, abbia fatto meglio. Ci sono anche gli avversari e bisogna fargli anche i complimenti, non ci ha permesso di costruire niente, ci ha tenuto sempre bassi e io vedo anche un lato positivo però, perché pur soffrendo nel primo tempo l'Inter è riuscita a non far costruire palle gol ai nostri avversari. Nella ripresa abbiamo cercato di cambiare la partita, ho cercato di cambiare la partita per quello che avevo visto che non funzionava nei primi 45 minuti e secondo me l'Inter stava facendo una grande ripresa, probabilmente globalmente non dico che meritasse di vincere, ma sicuramente è stata una sconfitta pesante per quello che aveva mostrato il campo. Oggi no, perché comunque l'Inter esce con 0 punti, però non esce assolutamente sconfitta da un punto di vista della prestazione per quello che ha fatto vedere nel secondo tempo, quando sì, hai preso 2 pali, Marchetti ha fatto una parata incredibile su Nagatomo, poi la palla di Palacio, senza parlare degli altri episodi che sono stati per noi un po' sfortunati, quindi pur riconoscendo senza problemi i meriti della Lazio, che in casa è sicuramente un avversario di grandissimo livello, oggi di negativo c'è il risultato, però la prestazione dell'Inter non mi ha assolutamente insoddisfatto. La seconda? Innanzitutto ci tengo a precisare che non è solamente una polemica, la Lazio ha vinto la sua partita e quindi sicuramente siamo un po' sfortunati con gli episodi, perché io l'avevo vista già in campo, ho chiesto di rivederla, lasciando stare Milito Piava che puoi fischiarlo o non fischiarlo, e lì la sfortuna è solamente che hai preso gol sull'azione seguente, quello di Ranocchia su Siani. È strano anche il comportamento del giocatore della Lazio, perché la palla stava quasi, ancora non era neanche arrivata. Quindi, ma era una trattenuta troppo plateale, visto che c'è un arbitro dietro la porta che dovrebbe guardare solo quello, però ripeto, non c'entra niente col risultato, sicuramente siamo stati sfortunati su qualche episodio.